Progetto numero 24, interroga il consigliere Bettarelli, risponde l'assessore Melasecchi. Prego, consigliere Bettarelli. Grazie Presidente. L'interrogazione è relativa agli intendimenti sulla gestione delle strade regionali gestite dalle due province di Perugia e di Terni e in particolar modo fa seguito a quella che è una legge regionale, la 10 del 2015, leggi nazionali, ed una serie di accordi, protocolli, accordi comunque raggiunti fra la Regione dell'Umbria e le due province. E la situazione è, come dire, da spiegare abbastanza semplice. Ci sono delle strade di proprietà, strade provinciali e strade regionali che vanno, come dire, manutenute e in base al quale era stato appunto siglato un accordo per il quale la provincia di Perugia avrebbe fatto degli interventi di manutenzione, di risanamento, insomma di messa in sicurezza di alcune strade regionali, grazie al fatto che la Regione poi avrebbe, come dire, trasmesso, avrebbe finanziato, delegando quindi la provincia, ma con risorse della Regione, avrebbe stanziato le risorse necessarie per questi interventi. Tutto questo è stato messo nero su bianco a più riprese. Diversi consiglieri provinciali, non ne faccio una questione politica partitica perché fra l'altro fra quelli più, come dire, accalorati su questa questione non ci sono sicuramente consiglieri del PD, ma anzi di altra estrazione, seguita ovviamente da tutto l'arco costituzionale della provincia. E c'è una situazione per cui, ripeto, diversi consiglieri e la provincia in prima persona con i suoi due presidenti, le due province, hanno fatto più volte richieste di confronti, dell'istituzione di tavoli tecnico-politici, e quello che mi sembra di vedere è una sorta di disinteresse rispetto a quelle che invece sono, da una parte, partite di bilancio estremamente importanti, perché quando avevo presentato l'interrogazione, parliamo del 19 aprile, e stavamo ragionando di oltre 19 milioni per la provincia di Perugia e quasi 5 per la provincia di Terni. Queste cifre, fra l'altro, poi sono aumentate, così come ho avuto modo di leggere nella nota del 25 maggio che il Presidente Bacchetta ha presentato. Parliamo di 25 milioni solo per la provincia di Perugia. Quindi è evidente che il passare dei mesi, degli anni, non aiuta rispetto alla soluzione di questa questione, che invece è assolutamente importante, perché parliamo intanto di sicurezza, parliamo di strade, parliamo di tutto quello che quindi è collegato al sistema viario, incidenti, danni, ma soprattutto, ripeto, parliamo di sicurezza. E quello che mi preoccupa molto è che parliamo anche di come dire, mancata correttezza istituzionale, nel senso che nel momento in cui due province, quindi due istituzioni, si trovano costrette a scrivere ripetutamente, a fare delle diffide e nessuno gli risponde e nessuno si degna di andare ai tavoli che vengono convocati nelle commissioni e a dare delle risposte, io credo che questo sia un problema, ripeto, in primis ovviamente per i cittadini, perché con 25 milioni, ad esempio, la provincia di Perugia credo che potrebbe mettere a posto tutte le strade provinciali che sono in capo alla provincia stessa, e poi diventa anche una questione, ripeto, di rapporti istituzionali. Quindi io concludo nel tempo che, insomma, consentito, concludo chiedendo quali sono gli intendimenti della Regione e eventualmente anche quali sono i modi e i tempi per far fronte alle richieste giuste e legittime delle due province. Grazie. Assessore Melasecchi, prego. Quanto esposto nelle premesse dell'interrogazione non è proprio con esattezza quanto stabilito con il richiamato atto di giunta regionale 1530 del 2017, il quale non stanziava la somma di 2 milioni per entrambe le province e per il quinquennio 18-22, ma approvava semplicemente la bozza dell'intesa, ma nella sostanza ci siamo. Con l'intesa sottoscritta, Regione, Provincia di Perugia e Terni concordavano un finanziamento regionale per la manutenzione ordinaria della viabilità regionale di 2 milioni per il quinquennio 18-22, da ripartire per 2/3 a favore di Perugia e 1/3 a favore della provincia di Terni. In attuazione dell'intesa sottoscritta, nel 2018 sono stati adottati due atti
la delibera 152 del 19 febbraio e la 436 del 3 maggio. La prima riguardava interventi di manutenzione ordinaria sulle strade regionali che le province individuano nel triennio 2018-20 per l'esercizio delle funzioni attribuite per complessivi euro 6 milioni, di cui 4 milioni, 1.333.000 annui, a favore della provincia di Perugia e 2 milioni, euro 666.000, a favore della provincia di Terni. La seconda delibera riguarda la manutenzione straordinaria sulle strade regionali per complessivi 10 milioni, di cui 6 milioni 800, di cui 2 milioni 7 per il 18 e 2 milioni 52 per il 19, stessa somma per il 20, a favore della provincia di Perugia, ed euro 3 milioni 157 a favore della provincia di Terni. La delibera di giunta regionale chiedeva alle province di Perugia e Terni di elaborare piani di interventi di manutenzione straordinaria delle diverse componenti dell'infrastruttura stradale regionale, compresi tutti quelli oggetto di specifiche richieste di finanziamento già avanzate alla Regione alla data di efficacia della delibera stessa, volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture degli utenti per ciascuna annualità 18, 19 e 20. A seguito del DPCM del 20 febbraio 18 di individuazione della nuova rete stradale di interesse regionale della Regione Umbria, che di fatto ha modificato la ripartizione chilometrica delle strade regionali tra le due province, sono stati modificati gli importi per cui, a favore della provincia di Perugia, sono stati previsti euro 2 milioni rotti per il 19, 2 milioni 174 per il 20, mentre a favore della provincia di Terni 825.000 per il 19, stessa somma per il 20. L'11 giugno 2021 il Servizio Infrastrutture per la Mobilità ha adottato la determina dirigenziale 5.716 per 2 milioni e 400.000 a favore della provincia di Perugia e per euro 600.000 a favore della provincia di Terni per interventi di manutenzione straordinaria delle strade regionali per l'anno 2021. Con legge di bilancio regionale 21-23 sono previsti ulteriori complessivi euro 3 milioni per il 22, 3 milioni per il 23 per interventi di manutenzione straordinaria delle strade regionali da ripartire sempre a favore delle due province, le quali hanno già proposto un piano di utilizzo. Sempre la legge di bilancio regionale ha previsto per il 21-23 2 milioni annui per le funzioni delegate connesse alla manutenzione stradale regionale da ripartire e trasferire alle province di Perugia e Terni a cura del servizio competente. In sintesi, si rileva che nel quinquennio 2018-23 la Regione stanzia 5 milioni annui, 6 milioni nel 2018, a favore delle province di Perugia e Terni per la manutenzione delle strade regionali. È evidente pertanto che le risorse stanziate da questa amministrazione sono sostanzialmente in linea con le richieste delle province, circa 5 milioni di euro l'anno, e che il problema si riferisce esclusivamente al recupero del pregresso. Sono infatti in fase di discussione da parte di un tavolo aperto fra l'assessorato al bilancio, l'assessorato alle infrastrutture e le due province per quanto riguarda aspetti... Tempo, assessore. Chiudo, Presidente, la ringrazio velocemente, relativamente al personale trasferito e all'IVA sul rimborso dell'IVA sui trasporti, questioni complessissime risalenti a molti anni or sono, su cui le precedenti amministrazioni ben poco hanno fatto, ma l'hanno fatto un pochino incancrenire. A questo proposito si rileva che è in itinere quindi questo tavolo, che io mi auguro quanto prima concluda i propri lavori. Già sono state fatte numerose riunioni e dovremmo essere ormai alla fase conclusiva. Aggiungo, stiamo cercando di trasferire all'ANAS altre strade ex regionali e provinciali in modo da alleggerire il carico delle manutenzioni che oggi sono a carico appunto del bilancio della Regione e delle due province. Grazie. Sì,
Due considerazioni. La prima è che direi siamo a come da copione, nel senso che la colpa è di quelli di prima. Siamo alle solite, insomma. Siamo alle solite, la colpa è di quelli di prima. Continuate così per altri 3 anni e mezzo, vediamo se poi i risultati vi daranno ragione a dar colpa. Date colpa a quelli di prima. Poi magari ci sono consiglieri che stanno a fianco dei comitati, che fomentano questa protesta, poi non si accorgono che sono in maggioranza, ma siamo alle solite, siamo alle solite. La colpa è di quelli di prima, la campagna elettorale H24, 5 anni su 5, sta continuando e ci arriverete probabilmente in fondo. E per quello che riguarda invece le considerazioni tecniche, una sola considerazione tecnica, io devo dire, anche qui, delle due l'una. Allora, o queste risorse, giustamente l'assessore ha citato i dati, quindi sicuramente le risorse sono quelle, e vengono, come dire, concordate nel tavolo che l'assessore ha ricordato, insomma anche con i soggetti che si sono riuniti, oppure qualcuno, qualche presidente di provincia, che il 25 maggio scrive: per quanto sopra ribadisco la necessità che la Regione convochi urgentemente il tavolo tecnico-politico per la soluzione delle duplici problematiche, definire le modalità di copertura di spesa, quantificare e stanziare nel bilancio 21-23 risorse adeguate, ripeto, delle due l'una, quindi questo tavolo c'è o non c'è? La provincia, i consiglieri provinciali vi chiedono di andare in commissione 3-4 volte e non ci andate perché non sono importanti, e i presidenti di provincia vi chiedono la convocazione del tavolo tecnico. Quindi io credo che alla fine la gente dei tavoli, delle sedie, delle panche o di quant'altro gliene interessi poco, gli interessa la soluzione dei problemi, e se la provincia non è messa nelle condizioni di poter sistemare le strade, credo che questo poi sia un problema, al di là che si chiami, ripeto, tavolo, sedia o qualcos'altro. Oggetto numero 26, interroga la consigliera Porzi, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Porzi. Grazie Presidente, sono per presentare l'interrogazione consegnata il 29 di aprile che nelle cronache dei giornali ha avuto, diciamo così, una sua rappresentazione con annessa risposta, parziale risposta direi, dell'assessore che prende in considerazione i dati che in qualche maniera chiedo di esaminare. L'oggetto è l'inutilizzo di una parte dei fondi di 63 milioni di euro che il governo ha erogato per affrontare l'emergenza sanitaria Covid-19. Quali siano stati appunto gli elementi ostativi per l'inutilizzo della stessa cifra e quindi gli intendimenti della Giunta. Nel corso del 2021 ci sono state varie iniziative legislative da parte del Governo tese ad incrementare in sanità le risorse di personale e infrastrutture delle regioni. In Umbria sono state stanziate con il provvedimento 14 del 2020 9 milioni e 8. Ci sono stati ulteriori stanziamenti che non voglio ricordare perché sarebbe un'elencazione, diciamo, soltanto di cifre. Voglio però ricordare che il comma 3 ricordava che l'Umbria ha stanziato 2.385.000 euro al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, e che prevedeva che le strutture private accreditate non su richiesta della Regione dovevano mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, nonché i locali e le apparecchiature presenti in queste strutture. Successivamente, con il DL 34/2020 e con le sue successive modifiche, sappiamo che sono stati appunto ricevuti 62 milioni di euro, che nell'Assemblea legislativa del 27 aprile, ad un'altra mia interrogazione, rispondeva il vicepresidente della Giunta regionale, dottor Roberto Morroni, e che comunicava che ad oggi la Giunta regionale aveva emanato una sola delibera a quella data, che appunto risaliva al 13 maggio 2020.
L'assoluta esiguità quindi di delibere da parte della Giunta testimonia la mancanza o quantomeno la carenza di atti di programmazione, oltre alla impossibilità di impegnare tutte le risorse che erano state erogate. Sempre in quella risposta all'interrogazione, il vicepresidente Morroni confermava sostanzialmente la fondatezza dei numerosi quesiti riportati nell'atto e i ritardi nell'impiego di queste risorse. Ormai è innegabile il ritardo con cui ci siamo mossi, con cui la Giunta si è mossa per affrontare l'emergenza sanitaria ancora purtroppo in atto. Questi ritardi, unitamente anche ad una, diciamo, errata e forse incompleta programmazione della Giunta, rende inefficiente la struttura amministrativa regionale e genera disservizi che contribuiscono anche a rallentare la ripresa economica. La Regione Umbria non ha attivato le unità mobili territoriali per le quali ha ricevuto specifiche risorse dal Governo nazionale. Queste unità mobili territoriali avrebbero sicuramente svolto un ruolo importantissimo nell'attuale fase di ripresa delle attività scolastiche in presenza, accelerando significativamente anche le operazioni di tamponamento e tracciatura dei soggetti positivi, così come è avvenuto in altre regioni. La necessaria azione di programmazione del potenziamento della medicina territoriale, di cui abbiamo avvertito la particolare assenza, è stata sollecitata anche dai consiglieri di maggioranza nella mozione 856 del 12 aprile del 21, inserita nell'ordine del giorno appunto della stessa seduta in cui presentai la mia interrogazione. E questa affermava che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, ecco, venivano chiamati a svolgere un ruolo cruciale nell'ambito della gestione dei soggetti positivi, in stretta collaborazione con il personale delle USCA e con eventuali unità di assistenza presenti nel territorio. Ciò è fondamentale nell'ottica di un nuovo modello di sanità territoriale che garantisca l'interprofessionalità nell'ambito dei distretti sociosanitari. Quindi questo è il testo che recitava l'atto dei colleghi di maggioranza. Con questa lunga premessa, ecco, vorrei interrogare la Giunta per sapere se al tavolo degli adempimenti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella fase di verifica del bilancio preconsuntivo, siano emersi elementi di criticità rispetto all'andamento della spesa sanitaria. Questa domanda l'ho fatta prima ancora di vedere le tabelle sui giornali e in modo particolare, ecco, qui ho quello del 31 maggio del Messaggero, dove veniamo chiaramente, diciamo così, posizionati nella nostra inefficacia nei confronti di regioni che, pur affrontando la nostra stessa emergenza, hanno avuto altre performance. In modo particolare mi voglio riferire a Toscana ed Emilia-Romagna, che sono le uniche due regioni bianche di questo specchietto, che significa che hanno avuto la capacità di spendere tutto e di affrontare questa emergenza con mezzi superiori ai nostri in termini di disponibilità operative, quindi anche di reperimento di quel personale su cui abbiamo dibattuto lungamente attraverso una serie di atti che puntualmente venivano discussi in questa sede e che non hanno mai trovato risposta. E quindi vorrei capire anche quali siano stati gli elementi ostativi che l'assessore Coletto, in un trafiletto di qualche giorno fa, prova ad indicare, rispondendo un po' in anticipo anche a questa interrogazione. Poi vorrei sapere se corrisponde al vero, sì, che è in atto un'interlocuzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per ottenere flessibilità maggiore e regole meno rigide sia per la ripartizione che per la rendicontazione dell'impiego di quelle risorse che non sono state utilizzate così come si doveva e si poteva per far fronte appunto all'emergenza. Grazie. Prego, Assessore. Sì, grazie. Grazie Presidente. Allora, in merito al primo punto, si fa presente che al tavolo degli adempimenti sono già emersi elementi di criticità circa l'andamento della spesa sanitaria regionale, criticità pregresse
e rilevate anche negli ultimi esercizi, in quanto il sistema regionale ha garantito l'equilibrio di bilancio nell'ultimo triennio, sto parlando di 17, 18, 19, grazie a poste straordinarie, mettendo circa 99 milioni di euro per andare a pareggio. Per quanto riguarda il punto 2, in considerazione del punto 2 appunto, la Regione dell'Umbria, al fine di fronteggiare la crisi sanitaria dovuta all'emergenza Covid nel 2020, ha ricevuto finanziamenti per un totale di 55.089.000. Dal DL 18 del 2020, convertito in legge 27 del 2020, per un valore di euro 21.019.000. Dal DL 34, convertito in legge 77 del 2020, per un valore di 26 milioni di euro, e dal DL 104, convertito in legge 126, per un valore di 7 milioni di euro. Di questo importo complessivo, distribuito tra le quattro aziende, risultano accantonamenti di risorse non spese al quarto quadrimestre 2020, il cui ammontare sarà correttamente e integralmente determinato in sede di predisposizione di bilanci e esercizio delle aziende sanitarie. Si sottolinea che i dati del CIE del quarto trimestre 2020, rilevati e trasmessi al MEF alla data 31/1/2021, sono incompleti e parziali, e pertanto le aziende sanitarie stanno ancora integrando le imputazioni di costi Covid ai vari decreti emergenziali, operazione che comporterà una riduzione delle effettive risorse finalizzate e non utilizzate rilevate a preconsuntivo. Vista la complessità della gestione separata delle rilevazioni analitiche dei suddetti costi, difficoltà rilevate a livello nazionale e che hanno indotto una proroga dei bilanci di esercizio del Servizio Sanitario Regionale al 36/2021. Il parziale utilizzo delle risorse è essenzialmente dovuto alle difficoltà, soprattutto iniziali, riscontrate dalle aziende sanitarie nel reperimento di mezzi specialistici in discipline maggiormente dirette a fronteggiare l'emergenza, di personale specialistico in quiescenza, di personale sanitario del comparto, infermieri e tecnici di laboratorio e di assistenti sociali. Una parte rilevante del personale dedicato all'emergenza è stato possibile reperirlo principalmente nell'ultimo periodo del secondo semestre 2020 e il reale impatto delle spese si avrà nel 2021. Si precisa inoltre che le risorse non interamente utilizzate nel corso del 2020, non solo per il potenziamento del personale, ma ad esempio per l'attivazione di COT, Centrale Operativa Territoriale, potranno essere comunque interamente utilizzate nell'anno in corso, come previsto dalla legge di bilancio 178-2020 e dal DL Sostegni Bis. La Regione dell'Umbria ha poi beneficiato di 8 milioni di euro provenienti dal programma operativo regionale, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che sono finalizzati a coprire costi già sostenuti dalle aziende nel 2020 per l'acquisto di DPI, tamponi, sanificazioni, eccetera, spese non coperte dalla normativa nazionale. Sulla veridicità di un'azione di interlocuzione con il Ministero dell'Economia e Finanze, si rende conto che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella figura del Presidente Massimiliano Federica, dopo aver condiviso il percorso in Commissione Salute l'8/6/2021, ha proposto un intervento emendativo all'articolo 26, disposizioni in materia di liste d'attesa e utilizzo flessibile delle risorse, del decreto 25 maggio 2021, numero 73, con particolare riferimento al comma 4. L'emendamento si propone di estendere la flessibilizzazione delle somme previste nei vari decreti emergenziali 18, 34, 104 del 2020, non solo alla copertura delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi individuati dai predetti decreti, ma anche ad altre spese connesse all'emergenza Covid, che non hanno trovato nel corso dell'anno 2020 una specifica linea di finanziamento e che dunque sono rimaste a carico del sistema sanitario regionale. Vorrei sottolineare degli aspetti che non sono aspetti secondari, ad esempio 500 milioni che sono stati messi a disposizione in ritardo, in estremo ritardo, dal Ministro Speranza per quanto riguarda il recupero delle liste d'attesa nel novembre del 2020, che scadevano come utilizzo nel dicembre del 2020 e potevano essere impiegati solo ed esclusivamente per recuperare interventi chirurgici senza l'ausilio dei privati
e omettendo di poter impegnare questi soldi per le visite ambulatoriali. Bene, abbiamo chiesto in conferenza Stato-Regioni, ma prima ancora in Commissione Salute, che questo finanziamento appunto venisse esteso, perché era impossibile durante la seconda ondata provvedere a spendere questi soldi per le visite ambulatoriali e per recuperare le liste d'attesa. Quindi con buon senso e lungimiranza abbiamo chiesto, e il Ministro Speranza ha accettato di poter procrastinare questo finanziamento anche nel 2021. Ma ciò nonostante siamo riusciti durante la fase pandemica a mettere in piedi 4 prefabbricati per le terapie intensive, aumentando la dotazione strutturale di questa regione di ben 44 posti letto di terapie intensive che mancavano. Era stata una delle mancanze più grosse che ci siamo trovati ad affrontare durante la fase pandemica, senza risorse e senza strutture adatte per affrontare una pandemia, che non è un'epidemia influenzale, è una pandemia mondiale. Abbiamo portato a casa anche 25 milioni per i 7 ospedali dove il Ministero delle Finanze e il Ministero della Sanità ha deciso di investire ulteriori soldi per ristrutturare, riallineare e mettere a norma, diciamo, ulteriori posti letto di terapia intensiva per arrivare a una dotazione strutturale finale di 127 posti letto al posto dei 69. Quindi è parzialmente vero che la Regione dell'Umbria non è riuscita a programmare e non è riuscita a gestire quella che è la fase pandemica. E questo non lo dico io, lo dicono i numeri, lo dicono gli atti che sono stati fatti durante questa pandemia, lo dicono i risultati che siamo riusciti a portare a casa durante anche l'ambito delle vaccinazioni. Dove vede, perdonate se divago un attimo, ma siamo sempre all'interno della sanità evidentemente, vede la sanità gestire dal primo al quarto al quinto posto per quanto riguarda le inoculazioni in funzione dei vaccini che sono nella nostra disponibilità. Disponibilità, piccola disponibilità, in quanto la potenza di fuoco, fra virgolette, cioè di inoculazioni, che adesso è di circa 7.000-9.000 inoculazioni al giorno, potrebbe arrivare fino a 18.000. Grazie. Porzi, consigliera. Sì, beh, la risposta dell'assessore, che spazia anche sul tema delle vaccinazioni, che non ho toccato perché ci saranno comunque sedi, diciamo così, opportune, come la commissione d'inchiesta che è stata istituita e anche la prima commissione dove ho chiesto un'audizione per parlare del primo aspetto delle risposte che lei ha dato, e cioè dei bilanci regressi, perché abbiamo letto questi titoli roboanti che rimandano a perdite risalenti al 2016, che vorrei approfondire. Però ecco, è proprio di stamattina una notizia su uno dei nostri quotidiani che dice che una persona di Panicale, una persona anziana, è riuscita a fare la prima dose di vaccino in farmacia soltanto oggi. Questo mi sembra abbastanza un dato che sicuramente non ci conforta. Mentre per quanto riguarda il resto, credo che lei abbia evidenziato nelle sue risposte delle responsabilità in capo ai dirigenti delle quattro aziende che andranno sicuramente approfondite, i ritardi con cui sono stati impiegati e anzi con cui non sono stati spesi ancora i soldi che erano stati messi a disposizione per quanto riguarda il potenziamento della medicina territoriale, mette in evidenza tutta una serie di carenze sulle quali purtroppo noi abbiamo pagato sulla nostra pelle e sulla pelle degli umbri la buona gestione di una pandemia che è comunque un fatto straordinario ed inedito, lo abbiamo sempre detto, ma abbiamo sempre detto e sollecitato dai banchi dell'opposizione il consiglio, la proposizione di muoversi nella direzione delle assunzioni. Lei, come anche gli esponenti del governo nella precedente risposta, ha dato una, diciamo così, giustificazione all'assenza di personale. Certo, le regioni che si sono mosse di prima sono quelle che hanno portato via anche il personale che stava in maniera precaria in Umbria. Questo ritardo è colpevole e sicuramente è un tema sul quale avremo modo di tornare e di analizzare anche gli elementi che hanno portato, diciamo così, a queste scelte, a questo temporeggiamento
che ha visto realizzare delle strutture in ritardo rispetto a quando potevano essere utili e necessarie per la gestione della pandemia, e mi dispiace che lei faccia solo riferimento a un provvedimento governativo del ministro Speranza quando parla appunto dei 500 milioni per le liste di attesa. Ecco, tutto il resto che era stato già predisposto, trasferito alle regioni, è rimasto lì inutilizzato. Noi ci focalizziamo soltanto su un provvedimento che probabilmente avrà bisogno attraverso la concertazione che avviene all'interno della conferenza Stato-Regioni di avere un prolungamento. Nessuno ha la, diciamo così, presunzione di dire che tutti i provvedimenti siano stati tempestivi, misurati e giusti, ma da una prima posizione di questa regione, che sembrava veramente essere solo lì a far campagna elettorale senza preoccuparsi minimamente di entrare nello specifico, abbiamo vissuto vicende che sono passate attraverso l'ospedale da campo, la raccomandazione del personale, che oggi ci vedono tra le regioni che hanno fatto meno assunzioni e che quindi in ritardo rispetto agli altri hanno potuto mettere in campo risorse, energie e professionalità per sostenere non soltanto l'emergenza Covid, ma tutto il resto della sanità che abbiamo dovuto in qualche maniera tralasciare e abbandonare.